Appuntamento con Basketando all'interno del centro commerciale L'Isola Ipercoop, i cui negozi hanno riaperto negli ultimi giorni. Tra l'altro possiamo già dirvi subito che Carella Boys oggi sono diventati da 3 a 4, perché abbiamo un aiuto importante da parte di un, non Cairella, però della famiglia. E salutiamo il grande Giuliano. Insieme a noi per parlare del momento della Paffoni, è il suo momento, quello di Walter Allotta, preparatore atletico. Ciao Walter. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E il vice allenatore Edoardo Rabolini, ciao Edo. Buonasera. Dunque, il tuo momento, Walter, stavo scherzando, ma fino a un certo punto, perché questo è il momento decisivo della stagione per programmare i playoff, ammesso e non concesso che si possano programmare i playoff. Certo, diciamo che abbiamo appreso delle nuove regole per quanto riguarda i playoff e sono veramente un'incognita. Detto questo, ovviamente noi programmiamo tutto il nostro lavoro che stiamo facendo ormai da queste settimane, appena diciamo abbiamo potuto riavere i nostri giocatori al completo, stiamo programmando un po' tutto il lavoro in ottica playoff. Questo significa che finalmente riusciamo ad allenarci insieme da una settimana e quindi stiamo gestendo carichi di lavoro e soprattutto il rientro in condizione di alcuni giocatori che purtroppo si sono dovuti assentare per qualche settimana e finalmente, quindi dicevo, abbiamo ripreso a lavorare di squadra. Questo fino ai playoff ci porterà, diciamo, una condizione finalmente, diciamo, di squadra ottimale, ripresa e ottimale, sì. Edo, è più difficile per i giocatori o per lo staff inteso come capo allenatore, vice allenatore, preparatore, fisioterapista, vivere questo momento di assoluta incertezza, no? La Paffoni al 99,9% non giocherà nemmeno sabato contro Cecina e quindi giocherà in amichevole mercoledì ad Alessandria per poi tornare sul parquet mercoledì prossimo ad Empoli dopo 20 giorni di fatto dall'ultimo impegno ufficiale. Cioè, è più difficile per i giocatori o per voi? Bella domanda, è difficile per tutti perché fondamentalmente per i giocatori è difficile mantenere il ritmo della partita, quello che è la loro routine, la quotidianità, che penso che sia importante per loro, per anche sentirsi pronti a giocare una gara, perché è banale dirlo, stare fermi un mese e poi giocare. Ogni volta è come il giro della roulette, cioè non sai come sei, da che punto della forma sei, perché io penso una cosa e la vedo anche allenando le giovanili, che la dimensione allenante te la dà anche la partita, nel senso che il giocare con continuità ti dà anche una dimensione dei miglioramenti per quanto riguarda i giocatori. Invece per noi dobbiamo vedere tutto come un'opportunità, nel senso che adesso dobbiamo ridistribuire i carichi. Possiamo, giocando leggermente meno forse da quello che sembra dalle ultime, ridistribuire anche i contenuti, quindi invece di giocare ogni 3 giorni banalmente come poteva essere, magari avremo la possibilità di giocare ogni 7, e concependo il mercoledì come il nostro sabato, perché poi avremo la nostra tra virgolette infrasettimanale il sabato di, anzi scusami, la domenica di Firenze, concependo poi una eventuale mercoledì che era la domenica con la prossima partita. Ecco, sostanzialmente mi sono spiegato male, però è così. E così noi possiamo lavorare di più, possiamo allenarci di più, possiamo fare le cose che magari abbiamo un pochino sottovalutato per forza di cosa nel periodo precedente, e per noi deve essere un'opportunità di lavorare meglio. Vi faccio una domanda cattiva, che è questa: se voi foste il presidente, il patron di una squadra che ha investito cifre importanti per andare in Serie A e scoprite ieri il nuovo protocollo e leggete che in caso di un giocatore positivo e di quarantena dell'ASL, quella partita non sarà rinviata ai playoff e perdi la partita. A ritroso, se voi foste un presidente di una squadra che vuole andare in Serie A, come può essere stata Fabriano, Cividale, Rieti, la stessa Paffoni, a luglio o agosto accettereste di fare questo campionato o direste vabbè ragazzi, cioè io devo fare la roulette russa? Perché, mi spiego meglio, non vogliamo tirare la Cividale a Rieti,
Però Fabriano i casi di Covid li ha avuti in 3 riprese, la Paffoni li ha già avuti, Cividale e Rieti ad oggi non hanno mai avuto un caso Covid. Mettiamoci nella ipotetica situazione in cui ai playoff uno o due giocatori di queste squadre beccano il Covid, 600, 700, 800 mila euro buttati dalla finestra a stagione in corso con un protocollo fatto il 10 di aprile. Certe cose forse bisognava scriverle, dirle al mese di luglio. Quindi torno alla domanda, foste il presidente di una squadra che vuole salire in Serie 2 a luglio, alla luce del nuovo protocollo, lo avreste fatto il campionato? Diciamo che cambiare le regole in corso non è mai bello. Cioè, più che cambiare, definirle, cioè perché non è stata definita. Dico, esatto, definirle ormai a opera in corso non è mai bello. Fatto così sembra proprio un lancio di una monetina che sinceramente poi è difficile sottostare a queste improvvisazioni, perché poi alla fine si tratta di decidere così all'improvviso, proprio perché alcune dinamiche non ti permettono di prendere altre decisioni. Capisco anche, ed è questo quello che stiamo vivendo a livello nazionale, che tutto si basa sempre sul momento, perché è tutto deciso da ormai, si parla di contagi, quanti sono, che numero, i rapporti, il tasso di contagiosità. Quindi di riflesso sicuramente anche le federazioni e chi decide per questo subisce un po' queste dinamiche che sono alle volte sopra di noi, diciamo. Tu sai cos'è l'RT, lo sai meglio di Gellera. quindi però capisco anche che chi investe comunque dei soldi, sapere che ci sono delle regole cambiate all'ultimo momento non è facile accettarle, però è un anno talmente strano che secondo me dobbiamo... Sì, però ogni mese sul conto corrente di quelle società, certo, vedi meno 60, meno 60, certo, meno 60 e fai meno 700 e ai quarti di finale playoff esci, certo, perché uno dei tuoi giocatori o due si beccano, ecco, il Covid, un po' di giramento di scatole. Ecco, diciamo che è stato secondo me troppo secca questa regola, che in caso di casi Covid si annulla proprio il turno playoff, cioè non è bello, anche perché se arrivi lì ci sono stati dei sacrifici dietro, del lavoro dietro, che insomma in qualche modo bisogna ripagare anche eventualmente uscendo dal turno, però poter dire io me lo sono giocato, insomma, Rabbo? Non è così banale. Complessissimo, perché è complessissimo a livello sociale, a livello politico. Io penso che stiamo vivendo da più di un anno un momento di grandissima confusione generale, che ha smascherato le grandi lacune, le falle del sistema. E penso che a cascata, poi c'è cascato dentro, gioco di parole scusate, anche il sistema sportivo, che era già deficitario, già in partenza, prima del Covid. Oggi io penso che chi è stato saggio ha messo un po' i remi in barca quest'anno, nel senso che ha capito che i colpi non si potevano parare, ma non l'hanno fatto in molti. Qualcuno ha rinunciato al campionato, tanti hanno portato avanti progetti ambiziosi per passione, per dare continua linfa al movimento, perché è così che funziona. Però oggi non paga questa logica qua, purtroppo, per le società soprattutto che vogliono investire per salire, perché oggi le variabili sono ancora più... Variabili e non varianti. Il problema è questo, però è chiaro che anche nelle stagioni normali esistono le variabili impazzite, gli infortuni, problemi interni agli spogliatoi, tutte queste cose qua. Questo è un'ulteriore difficoltà. Allora, prima adesso ci andiamo a vedere le interviste di Andreazza relativa alla partita giocata sabato con Biella. C'è il mio grande amico Bug che dice una cosa: se c'è una giustizia divina nella pallacanestro, per tutto quello che è successo dal 2009 in avanti a questa società, la Paffoni sale senza giocare una partita. Se lo dice Mago Bug, magari. Come la medaglia di Bradley. Quella, bravo, la medaglia di Bradley alle Olimpiadi di Torino. Tutti. Cade l'altro, lui ha vinto l'oro. Se lo dice Mago Bug, magari, insomma, io non sto zitto. Chissà se Mago Bug ha ragione. Vabbè, Andreazza dopo l'amichevole con Biella.
ferma a causa del Covid di San Miniato, la Pofoni ha affrontato Biella in amichevole. Che test è stato qua a Cendrazzo? È stato un test innanzitutto che ci ha permesso di rimettere in campo in maniera agonistica Procacci dopo un periodo di assenza abbastanza lungo e di testare l'effettiva guarigione di Balanzoni, che aveva giocato 3 partite praticamente su una gamba sola, quelle 3 partite in una settimana, aveva stretto i denti, poi l'abbiamo fermato, l'abbiamo riatletizzato e anche oggi è stato in campo 20 minuti sia lui e 20 minuti Procacci, per cui diciamo che quello era il primo obiettivo di questo scrimmage amichevole. Poi in secondo luogo quello di cercare di mantenere alta la concentrazione, mantenere il ritmo partita, perché con queste pause, questi rinvii, non è facile giocare dopo tanti allenamenti di fila, dopo tanti giorni dall'ultima partita, per cui direi che l'obiettivo che avevamo cercato l'abbiamo raggiunto. Il Pofoni che giocherà un'altra amichevole, perché a meno di sorprese anche il prossimo turno sarà rinviato, la partita interna contro Cecina che sarebbe stata in calendario sabato prossimo alle 20:30, appunto, verrà rinviata per la positività di alcuni giocatori di Cecina, e quindi c'è un altro test amichevole mercoledì ad Alessandria. Sì, sulla carta c'è, adesso sembra, notizie dell'ultima ora, che la federazione potrebbe costringere Cecina a giocare una volta finita la quarantena con i primi 8 giocatori a disposizione, però so che la società si sta muovendo, visti i buoni rapporti con la società di Cecina, per cercare di capire prima possibile la situazione della compagine toscana, di trovare un gentleman agreement, e quindi siamo ancora in stand by, per cui il programma della prossima settimana potrebbe subire qualche modifica a seconda che poi si giochi sabato con Cecina o meno. Quanto è difficile tenere sul pezzo i giocatori con questi continui rinvii, con questa incertezza che regna sovrana? Oggettivamente è difficile, però adesso siamo in un punto della stagione dove le chiacchiere stanno a zero, adesso mancano 5 partite, bisogna affrontare tutti gli allenamenti e tutte le partite con il coltello tra i denti, perché abbiamo comunque portato avanti una stagione difficile, siamo dal 1° di settembre in palestra e abbiamo lavorato tutto un anno per giocare queste partite qui, per cui adesso è vero che dal punto di vista dei carichi di lavoro, delle motivazioni, il fatto di non avere una partita ufficiale nel fine settimana può far calare l'attenzione generale, però è anche vero che il gruppo è serio e devo dire che sta capendo il momento, per cui ci faremo sicuramente trovare pronti. Dunque, un flash sul campionato, perché la Pofoni e la Mami non hanno giocato, però le altre squadre hanno giocato. Spieghiamo anche una cosa, cioè c'è il rischio concreto che proprio per rispettare le tempistiche date dalla Lega Nazionale Pallacanestro, la Pofoni possa addirittura vedere annullata una partita, nella fattispecie quella contro Cecina, il che significherebbe che la posizione di classifica di eventuali gironi con partite in meno non verrebbe calcolata sui punti, ma verrebbe calcolata sul coefficiente stile NBA. Questo tanto per essere chiari. Il che significa che paradossalmente, vincendo 3 partite su 3 e non giocando la partita contro Cecina, la Pofoni andrebbe a 70% in quel caso di vittorie, e probabilmente potrebbe addirittura essere quarta se facesse 3 su 3, quindi contro San Miniato, Chiusi, Firenze-Empoli, addirittura 4 su 4 vedendo se si recupera o meno quella con San Miniato, no? Addirittura sopra il 70% con un 4 su 4. Con 3 su 4 andrebbe a 67-68%. Questo per dire appunto le novità regolamentari a cui facevamo riferimento prima. Ha un'importanza relativa o assoluta arrivare quarti, quinti o sesti, secondo voi? Quest'anno secondo me non ce l'ha. Non ce l'ha proprio, perché a parte che i gironi sono di buon livello e qualsiasi squadra tu incontri di là nelle prime 8 sono partite complesse, perché sono squadre ben allenate con giocatori particolari. Secondo me non ha importanza, anche perché noi quest'anno abbiamo fatto una stagione strana, perché abbiamo fatto a meno purtroppo per lungo tempo del nostro playmaker titolare, perché purtroppo vedi queste queste variabili ci sono sempre, no?
E noi oggi siamo ancora un po' per certi versi un'incognita anche per le altre. Quindi io non penso che conti molto terzi, quarti, quinti. Quindi è quasi meglio non fare due partite turiste, mascherati. Io penso che oggi noi non siamo una squadra che si è dichiarata del tutto, non ha dichiarato del tutto il proprio valore, ma perché anche noi, cioè, bisogna dire le cose come stanno, non sappiamo bene quale sia veramente il potenziale in una fase del genere, nei playoff, di una squadra come questa che ha avuto così tanti problemi, che si è anche risollevata da un momento molto difficile, perché tante squadre hanno avuto il Covid, ma noi l'abbiamo avuto in una fase dove avevamo appena iniziato la preparazione, eravamo un cantiere aperto ed è stato difficile rimettere dritta la barca. Dopo aver superato anche quel momento lì, io penso che i ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo vero e ragazzi seri, e penso che saremo una squadra sicuramente difficile da affrontare per i playoff. Walter? Ma io mi praticamente sono completamente d'accordo con Edo. Siamo stati un cantiere aperto quando abbiamo avuto il Covid, quindi ad oggi dobbiamo ancora esprimere tutte le nostre potenzialità. E per ritornare alla tua domanda, credo in maniera sintetica che la posizione in classifica non dica assolutamente niente, se non da un punto di vista proprio logistico di chilometri da percorrere da un palazzetto all'altro. Diciamo che magari evitare l'Agrigento, certo. Magari non andare in quella parte per non farsi. Tu vai a casa e saresti contento. Beh, anche il periodo, diciamo, sarebbe. Sì, no. Diciamo che solo da quel punto di vista potrebbe essere complicata una trasferta, diciamo, lunga, un playoff con una trasferta lunga, ma per il resto, tecnicamente, credo che, giustamente diceva Edo, le altre ci dovranno temere. Speriamo. Ecco, a livello fisico, lo ha detto prima Edo, Procacci è ristabilito, qualche problemino l'ha avuto Prandino nell'allenamento di... Sì, nell'allenamento di ieri, diciamo, ha subito un colpo esattamente alla schiena, quindi ieri è riuscito a portarlo a termine l'allenamento, però vediamo oggi, di solito queste cose un po' si vedono sempre il giorno dopo. Procacci sta bene, è rientrato a pieno regime con noi, le amichevoli ci aiuteranno a riportarlo un po' in condizione, a far riprendere un po' confidenza con il campo. I 15 minuti di Biella sono stati più che positivi, ne faremo un'altra amichevole mercoledì, quindi ancora minuti un po' per diciamo ritrovare un po' la condizione mettere specifica del motore. Campo. Sì. Ok, allora andiamo a sentirci adesso le parole di Coach Iacomuzzi dopo la sconfitta in volata, insomma, un calo prevedibile, perché anche Alba nell'ultimo mese e mezzo non si è mai allenata proprio per il Covid, ha perso contro Firenze cedendo nel finale nell'infrasettimanale forzato nel recupero della scorsa settimana, ha perso nel finale a Livorno e tra l'altro Alba sarà nuovamente sul parquet a San Mignato, se non ricordo male, mercoledì, quindi ha avuto il Covid in 7 giorni e 3 partite. Sentiamo le parole del coach. Alba cade al Modiani Forum di Livorno. Chiedo a coach Iacomuzzi perché forse non abbiamo sempre visto Alba, però davvero una gran partita questa sera. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita. Devo dire che la cosa confortante è che nel momento in cui abbiamo avuto il massimo splendore, direi, della stagione, che era proprio pre-Covid, dove stavamo giocando un'ottima pallacanestro, appunto siamo stati fermati dal Covid. La prima partita con Firenze in casa non abbiamo dimostrato di aver recuperato, né dal punto di vista mentale né dal punto di vista fisico. Oggi vedo il bicchiere mezzo pieno, perché oggi abbiamo fatto veramente una grande partita ai livelli pre-Covid, quindi di un mese e mezzo fa. Quindi questo è un buon viatico per vedere nelle prossime partite di portare a casa dei punti che ci servono ormai come il pane per evitare una situazione di play-out che in questo momento stiamo e dovremo affrontare se le cose vanno così. Quindi direi lavoriamo, l'obiettivo c'è, i ragazzi sono tornati a giocare al pallacanestro che li ha portati a vincere tante partite e quindi vedremo di fare questo nel breve tempo possibile, anche perché avremo 6 partite nei prossimi 15 giorni. Dunque, guardando, tornando ancora sui risultati dell'ultimo turno, Rabbo, ci sono delle partite che possono segnare un punto di svolta della stagione. Lo era stato per la Pafoni la vittoria del 6 gennaio all'ultimo secondo con la tripla lì del testa contro Rimini. Può esserlo per Rimini, una delle grandi candidate alla promozione, la vittoria maturata a Piombino
domenica io ero rimasto almeno 15 a 4 minuti dalla fine, ho detto boh, Rimini ha perso anche oggi, perché comunque fino adesso non è che abbia fatto un campionato straordinario. Poi ho visto 75-76, no? Cioè, può essere questa la partita chiave per Rimini per prendere consapevolezza della propria forza e per rispettare, ripeto, quelli che sono sempre stati un po' i pronostici che la indicavano come la grande favorita nel girone AB. Rimini è forte, è una squadra che somiglia pericolosamente all'Urania che incontrammo 2 anni fa, perché è profonda, e io penso che i grandi problemi che hanno oggi, non mi permetto di giudicare, siano anche nel fatto che debba gestire tanti giocatori durante una partita, che abbia avuto tanti infortuni, problemi e quant'altro. Però questa squadra qua ai playoff sarà veramente difficile da affrontare per chiunque, perché ha 2 playmaker veri, che sono 2 playmaker di altissimo livello per la categoria, ha gli esterni forti, fisicamente pronti a difendere su ogni cosa, e poi ha una batteria di lunghi di assoluto livello. Cioè Rinaldi è probabilmente il centro più dominante per anche vissuto ed esperienza di questo campionato. Quindi io credo che questa squadra qui oggi sta parando i colpi, come ho detto prima, sta un attimino rimettendosi dritta nella strada, sulla strada, però credo che i playoff sia la squadra più... Ecco, ti faccio la domanda a tutte e due. Tu hai detto, ok, non ha senso, o meglio, non ha grande importanza avere quarta, quinta o sesta in vista appunto del primo turno. Secondo te invece, una squadra come Chiusi, che verosimilmente è vero che ha avuto il COVID, però chiuderà al primo posto, no? Sceglierà o non sceglierà di avere nella stessa parte di tabellone proprio Rimini e viceversa? Cioè, è una domanda che faccio perché io mi ricordo, porto sempre l'esempio del famoso 2013, una stagione da 30 vinte e 4 perse, in cui la Pafoni all'ultima giornata giocò al Palabattisti contro Capodorlando e poteva di fatto scegliersi l'avversaria del primo turno playoff, vincendo o perdendo quella partita. Capodorlando giocò anche lei giocò a perdere la partita, la Pafoni vinse di 20 punti, tra Nicolas Crowe in quella Capodorlando, tanto per ricordarmelo. E la Pafoni andò a giocare contro Ferentino, che era stata la squadra che nella stagione regolare aveva messa in difficoltà battendola una delle 4 sconfitte. Questo la Pafoni, ripeto, non si scelse l'avversaria. Secondo te Chiusi e o Rimini si annuseranno e cercheranno di non andare dalla stessa parte del tabellone? Può darsi. Io lo farei. Sì, è che però queste cose qua sono sempre un po' spigolose, no? Da fare, perché io entro nella logica dell'allenatore, no? Fare i calcoli, abbassare la tensione, abbassare le richieste durante la settimana non è che porta grandi risultati, secondo me, no? Devi avere quei giocatori abbastanza esperti e abbastanza svegli da accendere e spegnere la spina, l'interruttore quando conta. Non so, perché probabilmente anche Chiusi deve ritornare in forma e fare calcoli in un momento dove traballeranno, perché dopo il COVID, se non dovessero avere problemi, penso che potrebbero essere definiti marziani. Non so quanti calcoli potrebbero fare. Ecco. Alloz? Sì, secondo me per Chiusi non sarà molto scegliersi o meno la sfidante. Perché appunto vengono fuori da un problema di contagio e quindi... Però arriva, Chiusi arriva prima se non fa disastri. Cioè. Secondo me devono pensare intanto a riprendere... E quindi la mia domanda non era tanto su Chiusi, perché secondo me Chiusi, a meno che... Cioè, ti ripeto, a 4 punti di vantaggio, sconto netto favorevole, arriva prima. Ma certo. No, dicevo, era riferito a Rimini, cioè di non andare nella parte di tabellone. Sì, poi per continuare il mio discorso, poi queste cose sì, non si dichiarano mai, però alla fine sono pensieri che si fanno, anche se in una partita, come diceva Rabbo, è difficile accendere o spegnere la luce, perché tutto poi la pallacanestro è un gioco di inerzie, una volta che la perdi poi è difficile riprenderla e devi stare attento in quale partita ti stai giocando la tua scelta del anche turno playoff, quindi vi dico una cosa, cioè in ottica del primo turno playoff io la squadra che secondo me può fare la sorpresa
sarà Pavia. Cioè Pavia nelle ultime 10 ne ha vinte 8 e Pavia comunque credo che arriverà sesta, perché ha lo sconto diretto sfavorevole con Crema e Bernareggio è a meno 4 da Bernareggio, quindi credo che arriverà sesta, e anche lo sconto diretto sfavorevole con Vigevano, quindi arriverà sesta. La terza del girone della Paffoni, che sarà o Livorno o San Miniato o Rimini, primo turno, solo quello è un bel primo turno, eh? Sì, sicuramente, ecco, ci saranno queste valutazioni, anche secondo me le faranno tranquillamente, quindi... Cioè può essere la mille vagante del primo turno, cioè, dove gioca Pavia secondo me è quello che... Dovessi fare la scommessina e dico ok, questo è quello più equilibrato, Rabbo? Sì, è vero, no, è verissimo. Pavia è una squadra che da anni dichiara di avere ambizione, quest'anno ha trovato un equilibrio. Ha messo un allenatore nuovo, cioè nel senso, no, il mio amico Baldiraghi forse dopo 6-7 anni, cioè... Non aveva più gli stimoli, non era neanche più nell'ambiente. È cambiata un po' la situazione, la squadra ha un roster forte, di un certo tipo, che probabilmente non è da sesto posto per il valore che ha, per la categoria, e credo che sarà dura. Ma quel girone lì è un girone complesso, perché tutte e 8 sono squadre... Sì, io ho visto per esempio Bologna che ha perso un giocatore importante che è andato a Capo d'Orlando in Serie 2, e se l'è giocata fino alla fine con Vigevano, ha perso all'ultimo tiro, ho visto quella partita sabato alle 18, cioè adesso è lì in zona playoff, è ottava, però non è una, cioè è una buona squadra, voglio dire. Sì, ma anche la stessa Bernareggio è una squadra tosta. Io mi sbilancio, io vedo un Vigevano Paffone al primo turno. Beh, sarebbe bello, col tifo sarebbe ancora più bello, perché ci ricordiamo 2 anni fa quella partita che è stata emozionante. Non ci sarà il pubblico purtroppo, quindi. Però io vedo, sai, Castri, ho la sensazione che ci possa, altrimenti l'amico Laudoni, vabbè, sarebbe anche bello quello. Non sarebbe male. Un caloroso accoglimento. Io eviterei Pavia, perché gli ex, giocare con gli ex, c'è sempre un rapporto di grande rispetto, di giocare contro uno che, come Marco, che è stato capitano, ha fatto tanto alla Paffone, insomma c'è quasi... Io gli ex, no, eviterei di trovarmi ex. Siete d'accordo? Sì. Ma poi Pavia, meglio evitarla, nel senso... No, Pavia non la prendiamo mai nella vita. No, perché... appunto dico... No, dicevo di Arrigoni, di Crema io. Ah, scusami, hai ragione, sì. Anche quella. Io vedo Bernareggio o Vigevano, 60 Vigevano, 40 Bernareggio. Allora, adesso cosa ci vediamo? Ah, le giovanili, ci vediamo il punto sulla serie... La promozione che è ripartita, quindi le parole di coach Lodetti dopo la vittoria contro la Virtus Verbania all'esordio e il punto sulle giovanili, poi chiudiamo. Esordio con la vittoria per la promozione Equipe Italia targata Paffoni nel derby contro la Virtus Verbania. Buona la prima, quali sono gli obiettivi stagionali? Ma sicuramente di far crescere questo gruppo di ragazzi che nasce in un contesto in cui non sapevamo neanche se sarebbe stato campionato, e quindi dove abbiamo provato a costruire un gruppo che potesse alzare il livello soprattutto degli allenamenti, e dove i senior potessero dare una mano ai più giovani a migliorare e allenarsi in una maniera corretta. E l'obiettivo stagionale è di giocare partita dopo partita, pensiamo di avere le carte in regola per fare un buon risultato alla fine della stagione. Non conoscendo bene le avversarie faccio fatica a dare un obiettivo, diciamo, di classifica, però vogliamo giocare tutte le partite e provare a vincerle. Marco, si è fatto uno sport notevole, no? Tante società in Serie D hanno rinunciato, voi avete scelto invece di provare a giocare, cosa comporta e cosa significa? Significa secondo me dare un messaggio anche ai nostri ragazzi, e nel rispetto delle regole però dare a loro uno sfogo, comunque la possibilità di proseguire a fare quello che a loro piace, quello che amano e per cui si impegnano veramente tanto, perché questa situazione impone grosse difficoltà sia alla società ovviamente, ma anche ai ragazzi e alle famiglie per spostamenti, per muoversi in questo contesto, e la società in questo senso è andata dietro a loro innanzitutto, provando a fare questo campionato. 2 anni fa il campionato è stato vinto, l'anno scorso è stato sospeso, non hai parlato di obiettivi, però possiamo dire che quantomeno i playoff sono il primo step. Allora, il discorso è che in questo momento non c'è una formula reale del campionato, c'è un girone a 5 squadre su 4 gironi piemontesi e 4 promozioni, quindi ipoteticamente potrebbe esserci la promozione diretta per chi vince questo girone,
Per cui io ti ripeto, giocheremo ogni partita per provare a vincerla, e quando si capirà un pochino meglio come funziona il campionato potremo avere degli obiettivi di classifica, diciamo. Ed eccoci tornati con il riepilogo delle squadre giovanili della Paffoni Fulgor Basket. Il rinvio della partita Under 18 ci porta direttamente al weekend, dove hanno giocato le squadre Under 13 e 14. Esordio assoluto per il gruppo Under 14, che al Pala Cadorna di Borgo Maniero cede con il punteggio di 79-47 al cospetto del college. Primo tempo teso e contratto da parte dei rossoverdi, che non riescono a mettere in pratica quanto provato durante gli allenamenti. Nella ripresa Omigna riesce a giocare a mente più libera, divertendosi, e infatti vengono mostrati ottimi spunti di gioco. Vince invece l'Under 13 Boiardi e Ukeddu, che ad Oleggio nel derby si impone con il punteggio di 36-47, firmando il terzo referto rosa consecutivo in questo ottimo avvio di stagione. Primo tempo leggermente opaco per i piccoli rossoverdi, che nella ripresa giocano con maggior ordine e convinzione, andando a vincere un'altra partita. Dunque, ultimi tre minuti, ci siamo visti il punto sulle giovanili e le interviste di Coach Lodetti. Rabbo, anche tu fai un po' un punto, ci eravamo trovati un paio di mesi fa, la ripresa c'è stata, direi che per fortuna almeno in palestra i ragazzi possono andarci, divertirsi, giocare, fare sport. Sì. Sì, io sono contento di poter rivedere i ragazzi in palestra, l'ho già detto quando ero venuto qua. Adesso abbiamo fatto anche un po' di lavoro, li vedo meglio. All'inizio è stato difficile, è ancora difficile, perché non possiamo considerare questi ragazzi con la stessa lucidità mentale di una situazione normale, no? Viviamo un momento complesso e per loro è ancora di più, e quindi per noi è uno stimolo, è bello vederli anche crescere, vederli impegnarsi in qualcosa, perché è l'unica cosa che oggi hanno per poter vivere un po' di socialità. Walter? Sì, è bello rivederli in campo, e anche loro non sono soggetti alle difficoltà, diciamo, che hanno i grandi, perché anche per loro l'assenza dal campo ha significato dimenticare alcune cose, perdere alcune capacità coordinative che vanno ripristinate, e quindi anche per loro vale la regola dei grandi, che appena ti allontani da quel campo da gioco e qualcosa hai perso, quindi per riprenderla c'è poi del grande lavoro dietro da fare, c'è grande continuità del lavoro da applicare nei mesi successivi, e quindi riprendere un po' tutte le dinamiche che si sono interrotte mesi fa. Vi faccio la stessa domanda per chiudere, che è questa. Non mi dite il gruppo, chi può essere il giocatore decisivo o determinante per la Paffoni nella parte finale della stagione, che speriamo arrivi fino al 20 di giugno o giù di lì? Prima tu, Walter, e poi Rabbo. Chi può essere decisivo adesso dei nostri? Sì, sì. Nell'ultima fase. Beh, allora faccio una riflessione proprio semplice, proprio, diciamo, anche un po' in maniera asettica. Per adesso il più fresco potrebbe essere Procacci, quindi. Ok, Procacci. Concordo. Anche per la voglia, magari. È la stessa cosa che ti ho detto prima, ma non più che altro per gli assetti, per quello che cambierà a noi, avere il playmaker in sto sport è troppo importante, e quindi come l'aereo senza il pilota, cioè non si va da nessuna parte. Poi puoi concepire la pallacanestro come playmaker che porta la palla, playmaker è il giocatore, il 4 che fa il playmaker aggiunto, però è il giocatore che ha in mano la squadra. Due Procacci, i Rabbo Boys, che era la Boys, cosa dicono? Chi è che è il giocatore decisivo? Balanzone, lui è un amante di Balanzoni. Ok, io ringrazio Walter, grazie Walter. Grazie a te, Dani. Grazie a Edo. Grazie. E Basketando torna martedì prossimo alle solite ora, quindi
alle 21, sperando che si possa parlare di una partita del giorno dopo, quella contro Empoli. Ci vediamo martedì prossimo.